Una giungla tra via Francesco Tedesco e via Fontana Tetta. Il degrado unisce questi due quartieri dell'interland avellinese. Dalla periferia invivibile, abbandonata, l'SOS è sempre più drammatico. Fogne a cielo aperto, rifiuti, erbacce, topi e soprattutto l'indifferenza degli amministratori. A via Tedesco di recente hanno anche chiuso il consultorio, unica forma di vita in un quartiere dove gli abitanti si dicono prigionieri del degrado e dei prefabbricati. Questa è via Fontana Tetta, tra l'altro notiamo la porta chiusa da anni della seconda circoscrizione, era anche nato un osservatorio permanente sulla bonifica dell'isochimica, bonifica che rappresenta ancora un miraggio. Intanto con Antonella parliamo della realtà, comunque voi vivete in pieno degrado. Sì, io voglio fare un appello al sindaco di Avellino, è un anno e mezzo che qua non viene più pulito, i bambini non possono scendere più perché ci sono topi, serpenti, di vive, e dopo c'è una puzza in quest'erba, una puzza. Io come mamma, che parlo di mio figlio che ha l'asma, questa, proprio sinceramente, questa schifezza non lo può vedere più mio figlio. Respira aria sporca, c'è immondizia, nessuno non si interessa. A chi mi devo rivolgere più, oltre il sindaco, tramite il dottore Preziosa, Anna Candelmo? Mi sto rivolgendo a tante persone, ma nessuno non si è fatto mai vedere per venire a pulire un po' di erba. Ci hanno abbandonato. Ci hanno abbandonato, l'erba sta crescendo qua. Ma vorrei che mi fa capace. Stanno le griglie qua, stanno pulizzando e non le vengono a pulizzare. Quindi le fogne che... Le fogne, quella che hanno fatto loro qua. Sta crescendo l'erba. Quando aspettiamo che venga l'acqua, ci annegamo qua. È una cosa che deve venire. Poi hanno chiuso comunque dei riferimenti che per voi erano utili, come il consultorio dell'ASL, per esempio. Perché sta cabaccia? Sì, una cosa abbandonata. L'osservatorio sulla bonifica dell'isochimica, pure chiuso da anni. Esatto, dobbiamo fare? Sto sentendo che cosa fa qua? Buongiorno. Da abbandonamento. Va bene. Anche voi vi sentite abbandonati? Sì, qua purtroppo in questa zona ci sentiamo abbandonati, sono stati fatti dei lavori, qua lavori non sono stati fatti, noi non possiamo vivere così, sinceramente anche per i bambini, specialmente per i bambini e per le persone anziane, non possiamo respirare queste cose qui, il sindaco non prende provvedimenti. Insomma, fogna a cielo aperto, erbaccia, topi e serpenti dappertutto. Prima c'era un consultorio aperto, c'era la sottoscrizione aperta, c'erano tante cose che funzionavano, ma adesso non funziona più niente.